stato approvato il bilancio della città metropolitana anche a pochi giorni dall'elezione per il nuovo consiglio metropolitano. Sì, l'ultimo consiglio metropolitano della prima sindacatura come sindaco della città metropolitana, è importantissima l'approvazione del bilancio perché ci sono risorse economiche importanti per servizi strategici, voglio citare le scuole, le strade, il dissesto idrogeologico, l'ambiente, i lavoratori, le società partecipate, quindi ho apprezzato anche il senso di responsabilità istituzionale di molti consiglieri. Poi chi si mostra latitante se ne assume la responsabilità politica, ma voglio ringraziare chi ha partecipato e l'ha fatto con attenzione anche in un momento, come ricordava lei, di campagna elettorale. Domenica si vota e si comincia una nuova avventura perché la città metropolitana è un ente strategico, ne parleremo anche nell'assemblea dell'ANCI il metà ottobre a Bari, perché si devono rafforzare e rinforzare le città metropolitane. Lei questa prima sindacatura da sindaco metropolitano, diciamo, l'ha avuta senza una maggioranza, eravate pari come numeri, spera che questo secondo mandato sia invece più... Ma è come è fatta la legge, è difficile avere la maggioranza, anche perché... Ma noi confidiamo che ci sia un voto importante che vada a sostenere soprattutto la governabilità istituzionale dell'ente. Io mi affido molto alla sensibilità istituzionale, all'amore che i consiglieri e i sindaci hanno e devono avere per i loro territori. Poi certo, se abbiamo anche una maggioranza politica o comunque una nutrita truppa di consiglieri che ci danno una mano, è un fatto importante, perché questi 2 anni circa è gravato quasi esclusivamente sulle mie spalle, insomma è una cosa che comincia a essere pesante, quindi abbiamo bisogno del contributo di tanti e ci auguriamo che domenica un voto forte e significativo sicuramente aiuti.